Immancabile appuntamento con i nuovi giochi del Plus in arrivo a marzo nei tagli premium ed extra. Allora, dobbiamo come sempre parlare del premium, ma l'extra questo mese è bello cicciotto, per cui io mi addentrerei immediatamente senza grossi preamboli con una selezione che arriverà il 21 marzo. Quindi prima di allora non disperate se non li vedete perché non possono esserci. Detto ciò, allora, l'Uncharted Legacy of Thieves Collection. Sapete bene quanto io abbia ben parlato di questa collezione che comprende Uncharted 4 e The Lost Legacy, quello spin-off senza Nathan Drake, che sorprendentemente all'epoca si rivelò un capolavoro sotto ogni punto di vista. Devo dire, una selezione che molti potrebbero aver già giocato, ma qualora non fosse fra questi, approfittatene perché veramente vale anche la pena di rigiocarli, secondo me, perché sono due. Io ve l'ho sempre detto, Uncharted 4 è il mio preferito fra tutti e The Lost Legacy è stata una delle più belle sorprese che abbia sperimentato negli ultimi anni, dato una perla di Naughty Dog. Detto ciò, poi c'è Chia al lancio disponibile sul servizio, devo dire, una bella aggiunta. È un titolo particolare che io non ho ancora avuto modo di approfondire, purtroppo non l'ho provato, ma ne parlano benissimo. Produzione indie, un gioco di avventura, diciamo, focalizzato quasi interamente sull'esplorazione, in questo contesto estremamente evocativo. Lo aspetto con una certa curiosità perché appunto se ne parla da un bel po', lo proverò non appena sarà disponibile, in modo che poi se ne possa parlare. Però ecco, uno di quegli indie, magari poco cool, di cui si parla molto poco, ma che potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Poi Rainbow Six Extraction, qui diciamo un'occasione di recupero per chiunque se lo fosse perso in passato, titolo che diciamo forse è un po' rientra un po' nel concetto di produzione che doveva essere chissà che cosa e poi purtroppo non ha avuto quel successo che forse Ubisoft avrebbe sperato di ottenere. Un titolo interessante dove però forse si è fatto meno di quello che si sarebbe dovuto fare, probabilmente, per renderlo così popolare, così come è stato poi Siege in fondo. Poi arriva Ghostwire Tokyo, nel periodo in cui peraltro arriverà pure sul Game Pass, arriverà pure sul Plus, per cui lo potrete giocare indipendentemente dalla piattaforma in vostro possesso. È uno dei titoli che onestamente non mi hanno fatto impazzire. Sapete bene che Ghostwire Tokyo ho avuto sensazioni un po' contrastanti, alcuni aspetti mi hanno fatto vibrare, altri mi hanno deluso tantissimo. Un progetto comunque interessante, che in qualche modo racconta una Tokyo diversa da quella che siamo soliti vedere, con delle meccaniche completamente diverse da quelle che siamo soliti sperimentare, e questa lotta ai fantasmi resa molto particolare. Il classico gioco che sarebbe stato figo giocare in realtà virtuale, poi, di base. Ma anche con un normalissimo pad, che è così come è stato concepito, riserva comunque qualche soddisfazione. Per cui dategli un'occhiata perché ne vale la pena. Quantomeno giocherete a qualcosa di diverso dalle solite mode, le solite cose, le solite. Poi Life is Strange True Colors, ragazzi, qua io vabbè, sapete bene che ho un amore particolare per tutto quello che è esperienze fortemente narrative con bivi, scelte, cose varie. Però Life is Strange è veramente meraviglioso questo True Colors. Poi ha una delicatezza, una dolcezza nel trattare certi temi. Vi sentirete parte veramente di un'avventura dalla forte componente emozionale. E io l'ho adorata, l'ho giocata tutta con Elisa questa avventura e ce ne siamo innamorati. Sia per il modo in cui è raccontata, sia per i personaggi che ne fanno parte. C'è un bel thrillerino a far da sfondo. È una bella storia, ragazzi. Vale veramente la pena di provarla. Questo è un gioco che tanti potrebbero non aver giocato al lancio perché Life is Strange si sa. Hanno un pubblico di grandissima nicchia che non se li perde, li gioca tutti subito, ma c'è una grandissima fetta di pubblico che non li gioca mai. Approfittatene, veramente, ne vale la pena. Poi Immortal Phoenix Rising. Allora, questo è Immortals. È il figlio illegittimo di God of War e Zelda. Titolo interessante che riesce a raccontare la mitologia greca in maniera divertente, in maniera spensierata. Io ho adorato gli enigmi ambientali di questo gioco, il resto onestamente non mi ha entusiasmato. Vi parlo con grande sincerità. Credo che sia un titolo gradevole, che ha avuto un discreto seguito, con pieno merito, ma non riesco a vederci tutta questa brillantezza. Per quanto la parte degli enigmi ambientali sia tra le più belle che si siano viste negli open world contemporanei, secondo me. Poi
Per cui vale la pena provarlo se siete amanti di open world, se siete in cerca di un open world innovativo, fresco, originale, guardate altrove, perché qui è veramente la quintessenza del derivativo, ok? Poi Life is Strange 2, come detto, per True Colors, anche qui avventura meravigliosa, qui su due fratelli che vivono un'avventura pesante, 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 ma bella. Cioè, colgo l'occasione, a prescindere dal discorso plus, eccetera, giocateli Life is Strange, ragazzi, giocateli, sono giochi che fanno bene all'anima, sono giochi che fanno riflettere sulla vita, sono giochi che fanno... che riempiono di sensazioni positive anche nel momento in cui vengono rappresentate cose orribili, perché il modo in cui le storie vengono scritte e rappresentate a schermo merita la massima attenzione, secondo me. Sono veramente, veramente storie raffinate, di classe, delicate, qualcosa in forte contrapposizione rispetto a tanto altro che si vede nel mondo e nel gaming, per cui dedicategli un po' di tempo, ne varrà la pena e sarete e ne uscirete persone migliori. Poi Dragon Ball Z Kakarot, per cavalcare un po' il lancio del nuovo Budokai Tenkaichi, il lancio, l'annuncio, magari il lancio, arriva un titolo molto interessante che vi permetterà di rivivere in maniera veramente corposa quella che è la lunga epopea di Dragon Ball Z. Titolo veramente di valore per gli appassionati, quando anche non lo foste potrebbe regalarvi qualche ora di divertimento. Chiaramente l'impostazione è votata al combattimento, come è giusto che sia, trattandosi di un battle shonen, però ragazzi, giocatevelo, divertitevi e riscoprite le emozioni della vostra giovinezza, perché ne vale la pena. Così come Street Fighter 5 Champion Edition, in attesa di Street Fighter 6 che arriverà tra qualche mese, finalmente anche sul Plus sbarca Street Fighter nella sua Champion Edition. Devo dire qua poco da dire, vi faccio di picchiaduro, vi divertirete, non vi piacciono, non vi divertirete. Ma se come me siete persone che non li disdegnano i picchiaduro, a cui non dispiacciono o una volta ogni tanto, è una bella occasione di giocarsi un bel prodotto senza spendere una lira. Che poi è la cosa che spesso e volentieri ci interessa con quei generi che non ci esaltano, ma che comunque vorremmo giochicchiare. Quei servizi in abbonamento sono la risposta. Untitled Goose Game, questa raga, perla indie. Nei panni di un'anatra vivrete una lunga serie di enigmi ambientali, di rompicapi logici, e tutto in un contesto fuori di testa, ma veramente brillante, divertente, con situazioni di libera interpretazione. Poi di fatto avrete diversi modi per risolvere alcuni frangenti di gioco, per cui vale la pena. È un titolo folle nelle intenzioni, nelle idee, ma la resa finale è straordinaria, per cui datevi un'occhiata. Poi Final Fantasy Type Zero HD, questo l'action action RPG nel mondo di Final Fantasy, un titolo veramente super cupo, ma a me all'epoca piacque tantissimo. Dovuto disclaimer, non lo tocco da, saranno 10 anni, quindi non è che mi ricordi i dettagli specifici, mi ricordo che mi piacque tanto. Poi in questo momento i ricordi sono un po' fumosi. Però ricordo di essermelo veramente goduto, di essermi veramente divertito e di aver apprezzato anche la componente narrativa, soprattutto all'epoca, che era di questa classe che combatteva questa invasione. Insomma, molto figa la storia, però ripeto, devo vedere che effetto mi fa oggi, perché tante volte mi sono trovato a dire: ah, io 15 anni fa, 10 anni fa ho giocato a sta cosa, un cult meraviglioso, poi l'ho ripreso in mano adesso, magari negli ultimi tempi, e ho detto, ma questo era il gioco che mi piaceva tanto all'epoca, tipo con... Non mi dico, vabbè, è successo ultimamente con Blue Dragon, che non mi ha fatto l'effetto che mi fece all'epoca, un pochino meno. Per cui non vorrei che Final Fantasy Type-Zero sia un po' la stessa cosa, però, se non l'avete mai giocato, è un Final Fantasy che merita quantomeno di essere provato. Poi Rage 2, allora, Rage 2 non è invecchiato benissimo, diciamoci la verità. Titolo particolare in cui si voleva cercare all'epoca di fare tutto e di più, di fatto... Non sei riuscito a fare poi tutto sto granché. Nel senso, io lo ricordo come un titolo in prima persona molto molto crudo, molto cruento, molto molto frenetico. Ma la parte narrativa non mi ha mai acchiappato di Rage 2. Ma proprio, sapete che vuol dire zero di zero? Però gioco divertente, se amate l'atmosfera alla Mad Max potrebbe piacervi. Se amate gli FPS molto molto crudi, molto... adrenalinici a volte, non tanto quanto Doom, ma insomma è bello, il ritmo è bello alto, e Rage 2 vi potrebbe piacere, peraltro in un contesto molto affascinante, quello sì, per quanto la narrazione, ripeto, a me non mi abbia acchiappato. Poi Nioh The World Ends With You, l'abbiamo visto ultimamente qualche mese fa,
Un RPG ambientato a Tokyo, diciamo che l'approccio è molto giovanile, ma il gioco riserva più di qualche soddisfazione. È un titolo per gli amanti di RPG, intendiamoci. Se non siete addentro al genere, non è il gioco che vi farà scoprire l'amore né vi regalerà chissà quante ore di divertimento. È rivolto agli appassionati di giochi di ruolo. Alla giapponese, e lo dico sottolineandolo perché per tempi, ritmi, è alla giapponese. Per cui se i vostri gusti ricalcano un po' quelli di Sinergo, che salutiamo come sempre, diciamo che questo non è il titolo che fa per voi, ecco. Però se siete appassionati vi posso garantire che vi divertirà parecchio. Heaven, allora, questo indie non è uno dei pochi indie che a me non ha detto granché, sono super sincero ragazzi. La storia di due innamorati che vivono in questo contesto fantascientifico non ha toccato particolari corde del mio animo, più che altro perché la componente ludica non mi ha stuzzicato all'epoca. Sì, c'è grande libertà di situazioni, si possono fare un sacco di cose, esplorare questo pianeta, prendere risorse per riparare, c'era qualcosa che mi impediva di godermelo all'epoca, e tant'è che è uno dei pochi indie degli ultimi anni, di quelli stracchiacchierati, che io non ho finito e che non ho avuto neanche voglia di finire, perché proprio non mi acchiappava, ragazzi, non mi acchiappava. Io, sapete, sono molto sincero, nel mio, sia nel gusto personale, sia cerco di esserlo da un punto di vista appunto di quando facciamo recensioni, critiche, eccetera, non mi acchiappato. Però, date un'occhiata, perché il mercato indie va comunque sempre provato di prima mano, cioè su questi prodotti così particolari il gusto è quanto mai individuale e soggettivo, una cosa che può far vomitare un vostro amico, voi potreste amarla, quindi non vi fidate mai di un parere su un indie, neanche del mio, che ne parlo spesso, perché a voi potrebbero piacere, così come tante cose che a me piacciono a voi potrebbero non piacere, per cui provate tutto ragazzi, ripeto, avete un servizio, pagate un abbonamento, usatelo, se no chi lo pagate a fa, quindi scaricatevi tutto, e anche fossero solamente 10 minuti, ma almeno per dire l'ho provato, ecco, per dare un senso alla spesa fatta. Poi, signori, è il momento più atteso da chi ama vedermi sclerare, è arrivato. PlayStation Premium, il taglio più costoso del Plus, come sempre tanto deludente, ragazzi, tanto deludente. Cioè, sto mese un gioco PS1, due giochi PSP. Ridge Racer Type 4, epoca PS1. Questo è l'unico che dici, ok, ha un senso in termini di tradizione, riscoperta, nostalgia, ok. Ma Ape Academy 2 e Siphon Filter Dark Mirror. Siphon Filter Dark Mirror pure. Ma Ape Academy 2 molto meno. Ma io ripeto, con tutta la meraviglia, e lo ripeterò ogni, diventerò l'ossessione di Sony in questo, ma perché con tutto quello che è il meraviglioso, leggendario, sublime, cristallino catalogo dell'epoca PS1, non si riesce a vedere un classico vero, qualcosa che la gente si abbonerebbe per giocare? Ora, la domanda è, quando tu c'hai un taglio più costoso, cioè c'hai tre tier, abbiamo l'essential, abbiamo l'extra e abbiamo il premium, tendenzialmente se fai un taglio super costoso dovrai trovare qualcosa per stimolare il pubblico a pagarlo quel taglio. Perché non volete che la gente si faccia il premium? Questa è la mia grande domanda. Perché sembra veramente che si faccia di tutto per non invogliare il pubblico a passare al tier più costoso. Cioè, oggi come oggi, e ho preparato peraltro un video speciale, come ne facciamo, tematici, periodici sul PlayStation Plus, così come facciamo quelli del Game Pass, ma ce n'è uno in arrivo sul PlayStation Plus, che ci dimostra ancora una volta quanto ormai il catalogo extra sia veramente consistente. Sia veramente ricco, sia veramente figo e pieno di un sacco di roba meritevole. Io vorrei poter dire lo stesso di quello premium. Cioè, oggi come oggi, e lo ripeto per l'ennesima volta, se io avessi un amico che mi ponesse la domanda cosa mi faccio tra i tre tier che offre il PlayStation Plus, non avrei dubbi e gli direi fatti l'extra di corsa. Ma l'extra, non il premium. Oggi il premium trovo che sia veramente difficile da consigliare, e questo
questa selezione che mese dopo mese ricorda tantissimo le selezioni di qualche mese fa che Microsoft faceva col Gold, cioè vediamo che cosa mi è rimasto in soffitta, non è abbastanza a fronte del prezzo richiesto, secondo me. Poi gusti personali, ragazzi, però quando tu pensi a tanti titoli che hanno fatto parte dell'epoca PS1 e non li vedi mai qui, un po' tirone. Detto ciò, ragazzi miei, io per adesso vi saluto, fatemi sapere voi cosa ne pensate, cosa consigliereste, cosa sconsigliereste, cosa scaricherete assolutamente, cosa eviterete come la peste, e noi ci vediamo a breve con le novità sia del Plus e sia del Game Pass.